Potete acquistare crediti su un sito affidabile a prezzi bassi e già scontati andando nel link qui sotto in descrizione. Bella ragazzi e ben ritrovati con questo nuovo video, con questa terza giornata, con questo incredibile big match. Tra l'altro Rudy Zlatan mi manda un audio su WhatsApp, giocherò contro di lui. Ok ragazzi, c'era Rudy Zlatan che semplicemente come dire, ricordava che dobbiamo giocare. Comunque, terza giornata di campionato, vittoria per noi alla prima 3-1 su David, sconfitta alla seconda invece contro Spectras, sconfitta che ha portato la cessione di De Jong Sif e l'arrivo in squadra di Long If. Quindi con questo arrivo in squadra ho deciso per questa terza giornata di lasciar fuori Elia almeno dal primo minuto e far partire Philips a destra. Quindi piccola novità in vista di questa sfida contro Rudy Zlatan, sarà una grandissima partita e sarà anche molto dura perché comunque sicuramente parte favorito Rudy Zlatan che è in testa a questo torneo per il momento e è anche una squadra molto più forte della mia, questo va detto. Ho gestito secondo me male l'upgrade dopo la prima vittoria, ma comunque in generale il giocatore più forte di questo torneo è lui, quindi dobbiamo giocarcela in maniera concentrata, ragazzi. Adesso aspettiamo che entri per la partita. Dobbiamo giocarcela in maniera concentrata e provare a non commettere errori. Sarà difficile perché poi lui fa molto possesso palla, anche laddove non ci sono, all'apparenza si trova sempre molti spazi. Quindi non sarà per niente facile. Comunque, noi daremo il 110% per portarci a casa questi 3 punti. Ok, è entrato Rudy Zlatan, questa è la sua formazione. Questa è la sua formazione. Ragazzi, non è facile. Non è facile perché è una bellissima squadra. Tanta tensione, ma si comincia. Mamma mia, subito errore. Attenzione a Dumbia che parte. Dumbia, Dumbia, Dumbia e Krul fa il miracolo. Che errore in avvio, ragazzi. Senza rimorchio per botta il sinistro, pallone che termina lontano dalla porta di Krul. Veramente pessimo, inizio veramente pessimo. Ed è mai per Dumbia al limite. Dumbia, 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 Krul. Mamma mia, potrebbe allargare dalle parti dei pali. Adesso vediamo se riusciamo a distenderci noi. Col pallone dentro per Boetius in area. Boetius, Boetius e sulla linea Mexes. Salva Rudy Zlatan. Poi Depay prova a passare. Depay ancora chiuso Nainggolan. Palla gol clamorosa. La prima per noi. Poi Boetius su Wijnaldum. Riecco il nostro bomber team della prima di campionato, ragazzi. Per Manolas. Poi Etemai. Comunque recuperiamo. Comunque recuperiamo. E quindi palla dentro per Longa che filtra. Longa ci può andare. La porta vuota. Boetius. Porta in vantaggio il bomber team. 1-0. Il gol di Boetius. 1-0, signori! Completamente demeritato, immeritato. Fate voi, l'italiano lo fate voi, ma il gol lo facciamo noi. Prova a riprenderlo Philips. Farias tiene questo pallone. Entra in area di rigore. Farias, fino in fondo, la mette Vlahr e poi Krul. Che rischio. C'è Depay. Parte Memphis, traversa! Poi la palla è lì! 2-0! Long! Il raddoppio del Bomber Team al 43esimo. Siamo in enfasi totale. 2-0. Il gol è di Shane Long. Mamma mia. Nainggolan. Ancora Nainggolan, trova il fondo. Nainggolan, Nainggolan. Il campo è finito. Comunque finisce il primo tempo sul punteggio di 2-0 per noi. È partito spedito Rudy Zlatan che domina nel possesso palla, ma ormai siamo abituati a vedere Rudy Zlatan dominare il possesso palla. Poi noi siamo stati più cinici, abbiamo avuto un'occasione clamorosa con un salvataggio sulla linea e abbiamo fatto altri 2 tiri, barra 3 perché abbiamo preso anche la traversa e 2 gol. Shane Long c'è cioè lì vicino De Guzman, palla per lui, poi si torna all'indietro da Walker che arriva, occhio che c'è spazio per Wijnaldum, la risposta di Perini in fallo laterale, palla per Boetius, poi dentro l'area di rigore per Wijnaldum che la rilascia lì, Boetius prova a passare, ancora Boetius, Boetius, destro, che termina largo, solo la potenza in questa conclusione di Boetius, ragazzi stiamo sfiorando in più occasioni il terzo gol, e quindi attenzione che c'è spazio dentro per Long che può scattare, Long aspetta i compagni, poi può allargare perché ha un
a campo aperto Phillips, al centro dei compagni, Phillips la mette, ma dov'è la palla? C'è Long che la mette a rimorchio, il pallone per Wijnaldum che poi ricomincia da De Guzman, De Guzman finta al destro, poi lo prova sul fondo. Adesso c'è parecchia confusione in campo, parecchia tensione soprattutto, la palla per Dumbia, Walker come un centometrista lo va a riprendere, dai è così, e poi contropiede provato con Long, fiss. Prova a darla profonda per lo scatto di Boetius. Buono lo stop di Boetius in aria. Boetius Perin. La palla arriva lì. Ancora Boetius. Non ci credo. Depay riesce a partire. Depay. Ancora Memphis. Grande giocata. Riesce a trovare Boetius. Si chiude il triangolo. Adesso vogliamo anche dare spettacolo con Memphis che arriva sul fondo. Steso. Calcio di rigore. Calcio di rigore, fallo di Mexes su Depay. Calcio di rigore, no, il fallo è fuori, oh. Non scherziamo. Il fallo era nettamente fuori. Cioè, parte fuori, però su FIFA non funziona così. Vlar? Direi di no. Direi che va Depay. Memphis Depay contro Mattia Perin. Depay! Ha cambiato anche lato. Perin la tocca ma non basta. Tutti a casa. Memphis Depay 3 a 0. Malissimo Perin con Depay che volevo batterla dalla parte opposta. Poi ho cambiato lato fortunatamente. Long si appoggia. Boetius dentro ancora per Long. Parte Long in area di rigore, Long, Perin, ma poi Boetius dalla finta, il fallo, si gioca, no non è vero, non si gioca, c'è calcio di punizione. Depay che nel primo tempo ha preso una traversa che ha procurato per un gol, riparte Depay, la sua doppietta, poker del Bomber Steam, 4 e tutti a casa. Tutti a casa, contro ogni tipo di pronostico. Pallone per Dumbia, siamo scoperti. Nainggolan, Vlar, che recupero di Vlar, non ce n'è oggi. Bomber Steam non fa sconti a nessuno, il cross in mezzo, si sono scontrati i due giocatori. Poi De Guzman, ha fischiato seriamente mentre calciava De Guzman, ma la partita è finita, 4 a 0. 4 gol, 2 di Depay, 1 di Long se non sbaglio, sì, uno di Long e l'altro di Boetius che ha aperto le marcature, ha aperto le danze. Questo è un trionfo, signori, non me l'aspettavo. Ero molto teso, infatti era partito benissimo Rudy Zlatan. Il primo gol chiaramente è stato molto fortuito, ma nel dubbio. Ma Rudy Zlatan non meritava di certo che la partita finisse in questo modo. Però alla fine le statistiche stanno a legittimare comunque quel che è stato un trionfo. E quindi signori 4 a 0. Adesso andiamo a sistemare gli upgrade. Mi metterò d'accordo con il mio avversario. Mi spieghi come hai fatto? Però non ci credevo. Io so partito di merda. Ho detto mo vince 4 a 0 lui. Ok, allora dopo i vari upgrade, questa è la nostra squadra. Allora in porta rimane sempre Krull. La difesa rimane invariata con l'eccezione di Okore in panchina, che ho preso alzando l'overall di 3 perché l'ho sostituito con un giocatore che era 70. Poi ho scambiato Narsing con Baccali utilizzando 5 punti rating. Mi rimanevano altri 2 punti rating e ho preso Remy, questo non te lo ricordo al posto di chi, davanti con Long che va in panchina e con l'unico punto che mi restava ho preso Aluko, che tra l'altro mi viene consigliato anche per la carriera dicendo che è abbastanza buggato, che è chiaramente un COC per far riposare a volte Wijnaldum. Quindi questa è la nostra rosa, ragazzi, che devo dire sia abbastanza rinforzata dopo questo trionfo, direi. E la prossima giornata la giocheremo in casa di Om, quindi sarà anche una partita che sentirò particolarmente perché comunque la giocherò contro l'inventore, il creatore di questa Spring Cup. Non so come sia la classifica in questo momento,
Però voi la state vedendo in grafica assieme a tutti gli altri risultati. Quindi non mi resta che salutarvi e ci vediamo chiaramente settimana prossima con la quarta partita di questo torneo. Lasciate un bel like se questo video vi è piaciuto, lasciatemi un commento, iscrivetevi al canale se non siete già, passate in descrizione per tutti i link. Bella. Vi ricordo che la quarta giornata si aprirà con la sfida tra Exet e Justice, trovate i loro canali in descrizione e cliccando sui nomi.